Buongiorno ragazzi, mi raccomando, oggi silenzio più totale. E soprattutto in classe non si mangia. Niente. Ciao a tutti, bentornati su Anita Stories. Nuovo episodio, come nascondere il cibo a scuola. Come se la caveranno questa volta Anita e Silvia? Riusciranno a non farsi scoprire? Iniziamo subito con il primo metodo. Per il primo metodo dovete utilizzare delle caramelline gommose. Io sto utilizzando queste che sono vegetariane. L'importante è che siano abbastanza morbide. Poi potete prendere delle raffette. Io ho queste colorate. E semplicemente infilzate la caramellina nella graffetta in questo modo. Ed ecco qua. È difficile accorgersi che sono vere caramelle perché possono sembrare appunto delle decorazioni. Ma state comunque attenti a non farvi scoprire quando andate a mangiarle. Sì, bro? Che cosa hai in bocca? Niente. Ho mal di gola, quindi mi si è gonfiata un po' la guancia qua, un pochino. Ti tengo d'occhio oggi. Stai attenta. Trucchetto numero 2. Per questo trucchetto molto semplice potete prendere un calendario dell'avvento, quello con i cioccolatini dentro. In questo periodo ce ne sono tantissimi in giro, possono essere molto facilmente scambiati per quaderni o cartelle. Se avete comunque paura di essere scoperti, potete comunque nasconderlo dentro un quaderno grande oppure dentro una cartella grande, una cartella ad anelli ad esempio. Ecco qua il mio calendario dell'avvento dei My Little Pony, mi piace tantissimo e in ogni casella c'è un cioccolatino diverso. Proviamo ora a nasconderlo in classe. Trucchetto numero 3.
Questo trucchetto è semplicissimo, infatti vi basta solo una cosa e non è necessario nemmeno nasconderla, e cioè dei marshmallow. I marshmallow possono essere facilmente scambiati per delle gomme. Trucchetto numero 4. Per questo trucchetto dovete utilizzare dei dolcetti o dei cioccolatini abbastanza piccoli. Potete prendere un contenitore vuoto, ad esempio io sto usando un contenitore vuoto della colla, ovviamente dovete lavarlo molto bene prima di utilizzarlo. Io l'ho lavato bene e ora vado a riempirlo con i miei dolcetti. Potete anche mischiarli e metterne un bel po' tutti assieme. E ovviamente se il contenitore è di un colore opaco non si vedranno. Ma come sempre, attenti a non farvi scoprire. Sì, prof? Che cos'è quello? È la mia colla? Ora basta! Sequestrato! Ho dimenticato il quaderno. A 10.000 likes arriva il continuo, quindi assicuratevi di lasciare un like e ovviamente votate se ha vinto. Tag Team Pink per Silvia e hashtag Team Blue per me, Anita. Quindi votate pure nei commenti lasciando l'hashtag giusto. Ricordatevi di attivare le notifiche per essere i primi a vedere i prossimi video, quindi attivate le notifiche cliccando sulla campanella.